La sindrome del colon irritabile è una patologia che colpisce il 25% della popolazione mondiale, di cui la maggior percentuale è rappresentata dalla popolazione femminile. Le cause della sindrome del colon irritabile sono molteplici, tra cui un disturbo funzionale, un disturbo legato a una ipersensibilità soggettiva, dovuto quindi a un sistema del tutto funzionale, ma anche a una potenziale causa esogena anche a livello proprio alimentare. E questo può essere dovuto e scatenato da alcuni zuccheri, alcuni carboidrati a corta catena definiti FODMAP. I FODMAP hanno la caratteristica di essere zuccheri che in alcuni individui hanno la peculiarità di fermentare a livello del piccolo intestino e di permettere il richiamo di acqua dall'esterno e di favorire a questo punto sintomatologie classiche dell'alvo, quali diarrea, situazioni di dolore addominale e quindi situazioni che coinvolgono proprio sia il piccolo che il grande intestino. I FODMAP quindi, secondo l'acronimo, sono rappresentati da 5 gruppi di zuccheri differenti, tra cui i polioli, i fruttani, i galattani e il fruttosio e il lattosio. Purtroppo questi cibi sono presenti in diversi alimenti, e oltre a essere presenti anche nel frumento, nel grano, quindi in alcuni cereali in cui è sottesa la problematica legata al glutine, ma non solo. Quindi questi zuccheri possono essere presenti in tanti alimenti, in diversi alimenti che nella nostra quotidianità vengono, diciamo così, vengono utilizzati, vengono consumati. I cibi a più basso contenuto di FODMAP si suddividono sia in frutta e verdura. La frutta e la verdura in cui esiste il più basso contenuto di FODMAP è rappresentata, per quanto riguarda appunto la frutta, dalla banana, dall'arancia, dai mirtilli, dagli agrumi in generale, dal melone. Per quanto riguarda invece la verdura, l'alimentazione permessa, quindi le verdure permesse, sono carote, patate, zucchine, melanzane, peperoni. Purtroppo, ovviamente, sia per quanto riguarda la frutta e la verdura, esiste un ristretto range di alimenti che possono essere consumati, e purtroppo ovviamente le persone che si affacciano a questo tipo di dieta devono pensare ovviamente di rimanere a una restrizione alimentare particolare. Questo non avviene per tutta la vita, perché chi ha necessità di una dieta a basso contenuto di FODMAP, appunto in generale colon irritabili, tutti gli individui ovviamente che presentano questo tipo di sintomatologie e che hanno, diciamo così, provato diversi tipi di strade, tra cui diversi approcci diagnostici, che hanno comunque confermato che la problematica è ovviamente a livello funzionale, comunque non è legata a un dato ovviamente organico, sono ovviamente individui che devono continuare questa dieta per un paio di mesi, quindi sono 2 mesi di dieta a basso contenuto di FODMAP, in cui al termine del secondo mese, di solito intorno alla settimana, i benefici di questa dieta sono già osservabili. Ci può essere il ripristino e la reintroduzione di alimenti a più alto contenuto di FODMAP, reintegrando un particolare cibo facente parte di ciascun gruppo dei 5 elencati precedentemente, distanziati intorno ai 4-5 giorni tra un gruppo e l'altro, in modo tale circa in 4 settimane a reintegrare completamente ciascuno dei 5 gruppi, in modo tale da evidenziare che cosa? Sia se uno di questi gruppi non viene ripristinata la tolleranza, quindi pensare eventualmente di eliminarli completamente, oppure vedere se questa tolleranza è stata ripristinata in qualche modo, quindi il soggetto ha la possibilità di reintegrare qualsiasi tipo di alimento nella propria alimentazione.
Per tutti coloro che hanno la necessità di applicare questo tipo di dieta, la dieta FODMAP, il consiglio è quello di rivolgersi sempre a personale esperto, quindi nutrizionisti, che sono in grado di seguire durante il percorso ciascun paziente in modo tale che venga scandito il tempo di astensione dal cibo senza a basso contenuto di FODMAP e per seguire successivamente la reintroduzione dei diversi gruppi alimentari. In particolar modo noi al Centro Prevenzione e Diagnosi della Malattia Celiaca, nel nostro ambulatorio di nutrizione, ci occupiamo anche di casi di pazienti celiaci a dieta glutinata da tempo che possono manifestare ancora sintomatologie IBS correlate, quindi da sindrome del colon irritabile, e sono seguite anche a livello nutrizionale applicando questa dieta particolare a basso contenuto di FODMAP per andare a eliminare quella sintomatologia correlata una volta che sono a dieta glutinata, che quindi può prevedere anche ovviamente problematiche legate a un elevato consumo di cibi FODMAP.